Non so se è più buona questa o la pizza. Fatela e ditemelo voi. Prendo 400 g di patate e le sbuccio. Ora taglio le patate a cubetti abbastanza piccoli. E ora metto le patate in una padella. Aggiungo un pizzico di sale. Aggiungo anche un filo d'olio. E mi sposto di là ai fornelli. Accendo e faccio saltare le patate per circa 5-10 minuti. Nel frattempo prendo una cipolla piccola e la taglio finemente. Nel frattempo le nostre patate, guardate che belle, sono diventate dorate. E adesso faccio spazio al centro e aggiungo la cipolla. A questo punto aggiungo anche 200 g di funghi e cuocio il tutto per circa 5 minuti, fino a quando i funghi diventeranno morbidi. So già che questa ricetta mi piacerà, Diana. Senti il profumo? Mamma mia. Ci siamo! Il nostro ripieno è praticamente pronto. Aggiungo solo del sale, spengo e ci spostiamo di là. Ora prendo 150 g di farina, io sto usando quella di riso, la metto nella ciotola. Ora aggiungo 30 g di fecola di patate, un pizzico di sale, diamo una mescolata veloce e ora aggiungo 2 cucchiai di olio d'oliva. Aggiungo anche 110 g di acqua e mescolo bene tutto. Prima nella ciotola e poi ci spostiamo sul tavolo. Quindi adesso impasto con le mani per far compattare bene il tutto. Ecco qui pronto il nostro panetto. E adesso prendo un foglio di carta da forno e vado a stendere il panetto. Ecco qui pronta la nostra base. Come vedete, lo spessore non è né troppo fine né troppo spesso, quindi circa mezzo centimetro. Ora prendo uno stampo per crostate da 20 cm di diametro e sposto la base all'interno. Ecco qui anche il nostro ripieno che nel frattempo è diventato tiepido e ora con una forchetta schiaccio leggermente le patate, non devono essere schiacciate del tutto. Ora sulla base vado a mettere un cucchiaio circa di besciamella di riso che ho fatto io in casa, vi lasciamo la ricetta qui sotto nei commenti, è semplicissima. Io uso la besciamella di riso in questo caso perché non uso il formaggio. E ora tocca al ripieno. Versiamo tutto all'interno. Mamma mia, che aspetto invitante, Diana. Che profumino anche. E ora vado a chiudere i bordi schiacciando semplicemente così con le dita. Ora spennello i bordi con dell'olio d'oliva. E sopra finisco con altra besciamella. Wow. E ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti. La nostra torta salata è pronta, l'abbiamo appena sfornata, ce l'ho qui davanti e non resisto più. Prima di andare a vederla però lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, condividetelo come sempre. Vi ringraziamo tantissimo per il vostro supporto perché è solo grazie a voi se siamo qui ogni giorno a cucinare per voi. Siamo pronti? Prontissimi. 3, 2, 2, 1. Uno, Wow. guarda che meraviglia! Ragazzi, non ho parole, Diana. Sembra ci sia proprio il formaggio sopra. E È bellissima. adesso tagliamo una bella fetta. Mamma mia, ragazzi, guardate qua. Meraviglia! Sembra una pizza, Diana. E adesso cosa facciamo? Andiamo a assaggiarla? E beh, Direi direi proprio. proprio di sì, non vedo l'ora.
Wow! Vediamo. Ragazzi, cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. Tu, Diana, che dici? Non ho parole, è troppo buona. Sì? È qualcosa di incredibile. Un'esplosione. La ricetta più buona che mi hai fatto? Una delle più buone. Davvero? Wow. Allora, ragazzi, è da fare questo.